Si avvicinano le elezioni comunali di Taranto, tra maggio e giugno si andrà a votare per l'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Per la verità, tra i partiti, tra le forze politiche si registrano una serie di ritardi. Effettivamente non sembrano esserci nomi particolarmente prorompenti, ma c'è da stare attenti a forme di pseudo nuovo che avanza, che in realtà risulta essere più vecchio del vecchio, o meglio, dietro alcuni soggetti, alcune persone che vogliono apparire per nuove, in effetti ci sono degli accordi con la vecchia partitocrazia, accordi anche con il centro-sinistra. E allora uno si domanda: dov'è la novità? Voglio dire, se una persona affermata o che crede di essere affermata nell'ambito così della società civile dà vita ad una lista civica e magari poi si vede che la lista civica farà alleanze con Caio, Tizio e Sempronio, che sono uomini e partiti e forze della vecchia partitocrazia, domanda: dov'è la novità? Ci troviamo dinanzi ad un nuovo, ad un finto nuovo, che appunto che puzza, passatemi questa espressione, di vecchio. E si sa che certe liste vogliono fare accordi, per ora sotto banco, però poi questi accordi, magari anche col centro-sinistra, diventeranno palesi, diventeranno evidenti, e certe forze hanno paura di dirlo perché vogliono far vedere la novità. Però poi, quando la neve si scioglierà, verrà fuori tutto e quindi si vedrà che chi ora si spaccia per essere la novità, questa novità poi, come dire, si scioglierà, cadrà, si scioglierà come neve al sole. Un altro fatto a cui stiamo assistendo è quello della scelta di determinate formazioni, liste, che si affiderebbero, che si affidano ad agenzie di comunicazione che si dicono rinomate, che hanno il nome. Ma io dico, signori cari, ma è necessario? Ognuno è libero di spendere i propri soldi come crede, ma voi innanzitutto pensate che un'agenzia pubblicitaria, con tutto il rispetto per essa, possa davvero modificare l'esito elettorale? Possa davvero fare il lavaggio del cervello, in senso buono, dei tarantini? I tarantini sanno bene i problemi che viviamo e sanno bene, come si dice a Taranto, a Madonna sapace porto orecchini, sanno tutto, non c'è bisogno della grande, così, della grande compagnia, della grande agenzia di comunicazione che ti deve dare la svolta. Poi ancora mi domando, ma scusate, spendere questi soldi e darli ai baresi? Dobbiamo arricchire i baresi più di quanto già non si arricchiscano a nostre spese sulla pelle di noi tarantini? Ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In ogni caso, vi dico, ci sono liste civiche che vogliono apparire per nuove, ma fanno accordi col vecchio. Al momento della presentazione delle liste ve ne renderete conto. Meditate, cittadini, meditate.